lettere potevano trarre in inganno anche il più esperto, cosa che in effetti è successa. C'erano tutti gli ingredienti indispensabili: una storia d'amore fra il protagonista e la moglie di Cagliostro, il mistero delle società segrete, l'alchimia, il fascino di una storia di quel periodo, senza contare la spettacolarità delle ambientazioni a Venezia, Inghilterra, gli antichi borghi della provincia piemontese e molto altro ancora. Sono il commissario Costantino Cortese. Io non mi occupo delle indagini del furto dei documenti da voi subito. Ciò aspetta la polizia. Mi chiamo Sonia Sala e nel progetto a cui stavamo lavorando avevo il compito di segretaria di produzione. Mi chiami Mirka. Il mio compito è di intraprendere tutte quelle iniziative che servono a pubblicizzare il film. Faccio la ricercatrice chimica e per me è stata veramente un'ottima occasione poter coniugare la passione con la professione. La calligrafia di una persona dice molto sulla propria personalità. Anche la descrizione dell'autore del carteggio per un attento lettore è un libro aperto. Alla prima occasione l'ho detto che potevo procurare dei manoscritti del 1700 in cambio di un contributo per finanziare il film. Si è dimostrata molto interessata. La lettura del carteggio mi ha immediatamente affascinata. Mi ci sono buttata a capofitto. Signor commissario, mi scusi, la devo interrompere. Dobbiamo cambiare la cassetta. I documenti erano infatti scritti in un italiano del 700, tra l'altro da una persona che l'italiano non conosceva così bene.